Il Consiglio regionale ha conferito all'Arma dei Carabinieri il sigillo della Regione. A consegnarlo al Comandante Generale dei Carabinieri, Leonardo Galitelli, a Palazzo Lascaris il 14 luglio, sono stati i Presidenti del Consiglio regionale Mauro Laus e della Regione Sergio Chiamparino. 2 miliardi di euro è l'entità dei fondi strutturali europei esaminati in seduta congiunta dalle commissioni prima, programmazione politiche comunitarie, terza, attività produttive e sesta, cultura e istruzione, con i programmi operativi illustrati dalla Giunta. La seconda commissione, urbanistica, si è riunita per ricevere una informativa dall'assessore alle politiche per la casa e per iniziare l'esame del disegno di legge sul riordino delle agenzie territoriali per la casa. Il servizio InfoAtti del Consiglio regionale del Piemonte permette ai cittadini di essere informati via mail sui provvedimenti approvati in aula e in commissione. Per accedere dal sito cr.piemonte.it, aprendo la tendina Leggi e banche dati, si clicca su InfoAtti del Consiglio e si effettua la registrazione. È online il numero 2 della rivista giuridica Il Piemonte delle Autonomie, promossa dal Consiglio regionale e curata dalla Direzione Processo Legislativo con la collaborazione di illustri docenti universitari. Prosegue su crpiemonte.tv la pubblicazione dei filmati provenienti dall'archivio dell'Istituto Luce in base all'accordo Luce 90 Memorie del Territorio con il documentario Serenità Canavesana del 1950 che mostra in 11 minuti circa, in maniera piuttosto dettagliata, Ivrea e il Canavese. Il Castello di Saluzzo, conosciuto come Castiglia, ospita collezioni di arte contemporanea, ampi spazi per manifestazioni e nei sotterranei il Museo della Memoria Carceraria, mentre al terzo piano è visibile quello della civiltà cavalleresca.